Siamo live adesso. Vediamo se è andato tutto bene. Dovremmo essere. Ci sentite? Sì, confermate. Ciao Luca. La sentite la sigla? Vi piace? Già vedo che ci sono un po' di persone collegate, tra cui Marco Volpe, che saluto. Adesso che la sigla è finita, posso anche togliere qui un po' di grafica, così ci vedono. Ed eccoci qua. Buonasera a tutti, benvenuti in una nuova diretta nel nostro gruppo Facebook Revenue Management. Stasera abbiamo Michael Manco e parleremo di Booking Automation su Facebook. Michael, non so, penso che già in parecchi ti conoscono, non so se vuoi fare una breve presentazione di te stesso e di quella che è appunto stata questa tua idea di automatizzare i preventivi via Facebook. Beh, innanzitutto buonasera a tutti e grazie Bruno per l'invito. Sì, sono Michael Manco, mi occupo di turismo praticamente da sempre, essendo nato in quella che è una famiglia che si occupa di gestione alberghiera già da seconda generazione, diciamo. E sono nato e cresciuto nelle strutture ricettive ed è lì che è nato un po' tutto, da un mix tra quello che era il lavoro della famiglia e quella che era la passione, la mia passione per l'informatica. E da lì, lavorando particolarmente in quello che è un prodotto che è tipo villaggistica, club, quindi un prodotto praticamente quasi al 100% destinato al mercato leisure, mare. E lì abbiamo iniziato qualche anno fa, ormai, quando la conversione delle prenotazioni dal telefono a quelle che era poi la vendita diretta, il passaggio alle email, alle varie richieste email e quant'altro. Lì è iniziato ad esserci una certa esigenza, quella appunto di cercare di organizzare e rispondere in maniera più veloce possibile a quelle che erano le richieste di preventivo degli ospiti, e poi tra prenotazioni subito dopo.
Lì c'era sempre mia madre, onnipresente, a gestire ogni singola chiamata, ogni singola email, ogni singolo contatto con quello che è il cliente. E questo ovviamente l'ha presa, è un lavoro che l'ha tenuta sempre incollata al centralino dell'albergo. E lì è iniziato a girare in testa come fare per poter in qualche modo scollarla da quella sedia. E iniziato un po' a girare su internet per cercare un po' di soluzioni tra quello che era il mercato qualche anno fa, e effettivamente ho iniziato a capire in che cosa consistesse il mercato leisure, villaggistica, club e mare. Cioè, il primo scoglio era appunto quello della gestione del pricing, un pricing model che era, non dico scoperto, ma poco gestito da quelle che sono le soluzioni presenti oggi sul mercato. Un pricing model che è basato principalmente sulle camere, sulla vendita di camere, al massimo di posti letto. Pricing della villaggistica, opla. Il pricing della villaggistica è molto più complesso, è un pricing model costruito sulla persona, su ogni singolo ospite, con tariffe pensate, costruite intorno al singolo ospite e non sulla camera. E da lì ho iniziato a ragionare se fosse il caso o meno lanciarsi in quella che potrebbe essere poi è diventato il mio lavoro oggi, insomma. E qualche anno fa ok, un attimo, so, problemi tecnici. Parte Cortana, quindi ho imparato un'altra cosa oggi. E dicevo, qualche anno fa ho incontrato quello che è adesso il mio socio, Luca Fasano, Ciao Luca, che saluto. Ciao Luca, sicuramente ci sta seguendo. ci sta seguendo, sì. E gli ho detto, guarda, c'è una mezza idea di fare qualcosa di un po' complicato. Te la senti? Cioè, ci vuoi provare? E un po' per scherzo abbiamo iniziato a lavorarci su questo progetto qua. E dopo qualche mese di implementazione abbiamo visto che riuscivamo in qualche modo a gestire, ad addomesticare questo pricing costruito sulle persone, pricing model per person. E abbiamo iniziato a creare degli automatismi. Iniziavamo a creare dei preventivi e a poterli quantomeno raccontare agli ospiti che erano dall'altra parte del filo o inviarli tramite email. E man mano abbiamo sempre più perfezionato questa tecnologia. Abbiamo incontrato, dico io, le persone giuste lungo questo cammino che ci hanno spinto e ci hanno spronato per poter impacchettare il tutto e creare poi quello che era stato il nostro primo MVP, il nostro primo prototipo destinato poi alla distribuzione. Lì è nata l'idea di Booking Designer, l'idea di Ionet. Quindi siamo vicini al terzo anno, il primo aprile festeggeremo il nostro terzo anno di attività. Abbiamo iniziato in due, si dice proprio nel back office dell'hotel. Oggi siamo in sei e quindi è un viaggio che sta andando avanti nel migliore dei modi, ecco. E io vi auguro di essere chiaramente sempre di più. La cosa bella appunto è che tutte le grandi idee nascono sempre da un problema. Tu avevi individuato proprio il problema che tua mamma, per esempio, era sempre lì attaccata per rispondere in tempo reale a tutti i preventivi, che è la cosa che ognuno di noi dovrebbe fare, quindi rispondere costantemente il più veloce possibile a tutti i preventivi, alle richieste di preventivo che arrivano, poi con strutture di medio-grande dimensioni, perché non parliamo di strutture di piccole dimensioni, c'è anche lì bisogno quindi di coordinarsi, c'è bisogno di uno strumento che non rischi di mandare la struttura in overbooking oppure non la faccia svendere, o addirittura non la faccia uscire fuori con prezzi sbagliati, come dicevi tu. Esattamente. E in più, Bruno, c'è da dire una cosa: quando si ha il Booking sia da soli, si riesce a dare più o meno la stessa risposta a tutte le richieste. Quando si iniziano ad avere due, tre, quattro Persone, sì. figure, sì, quattro persone al Booking, non si ha un.
un motore, un engine di calcolo, un motore di calcolo condiviso che dia sempre le stesse risposte, cioè, l'errore umano è inevitabile. La stessa persona rischia di chiamare 3 volte ed avere per 3 volte 3 prezzi completamente diversi per lo stesso periodo, per lo stesso tipo di richiesta, insomma. Esatto. Non è bello, insomma, ecco. Quindi Assolutamente. questi sistemi aiutano anche a quello, anche e soprattutto a quello, E avere una anche linea condivisa per tutto il booking. come dicevi tu prima, il pricing model per person, che molto spesso non viene fornito questo servizio da molti altri, che siano Booking Engine, Channel o CRM, non hanno appunto questa funzionalità, anche perché va. Noi facciamo revenue, lo sappiamo benissimo, va ottimizzato in quel caso anche il prezzo proprio per persona nella villaggistica, Esattamente, giusto? è un modo di pensare al pricing completamente diverso. Cioè, le OTA ci hanno un po' disincentivato a continuare ad utilizzare quel pricing. Di fatto, molte situazioni, molte realtà hanno rinunciato completamente a mantenere quello che è il pricing costruito sugli ospiti, sulle persone, in virtù di quello che è il pricing voluto. Ottenuto a questo punto dalle OTA. Perché? Perché è quello più semplice da mettere in piedi, più semplice da gestire, però quello che poi produce è un appiattimento, un livellamento totale dell'offerta, perché è basata solo ed esclusivamente su quella che è la camera. Non si riesce più a trasferire quella che è la vocazione della struttura ricettiva in termini di servizi, di accoglienza, di prodotto offerto, perché non lo si può declinare in funzione degli ospiti che vanno a occupare, a vivere quella camera, quell'esperienza presso le nostre strutture. Esempio stupidissimo, Mercato Senior viene completamente abbandonato e dimenticato da quello che è un pricing costruito sulle camere. Cioè, non posso declinare un'offerta over 70, over 65, questo perché un pricing costruito sulle camere non lo può permettere, non lo permette. Ecco, quello che stiamo facendo con questo progetto con Booking Designer è ridare un po' agli albergatori, alle strutture ricettive, alle catene, alla villaggistica o a chiunque volesse mettersi alla prova con un pricing costruito sulle persone, sui propri ospiti. Stiamo dando questa possibilità, diciamo, per ritornare, passa il termine, un po' a quello che è il pre-ODA. Con tutta la tecnologia che adesso finalmente lo consente di fare in massima semplicità, insomma. A supporto, quindi che cos'è Booking Designer? Un CRS, un CRM, un Booking Engine, un Channel? Sì, ci piace chiamarlo un booking management system perché nasce apposta per prendersi cura di tutte quelle che sono le richieste, dal contatto del cliente fino alla prenotazione. Almeno fino ad oggi ci fermiamo a quella che è la prenotazione. In cantiere c'è un altro bel po' di idee da mettere che usciranno nei prossimi mesi. Ecco, non ti anticipo cose. All'interno di Booking Designer oggi abbiamo 3 moduli principali. Quello che è un modulo di calcolo, di engine, quindi abbiamo che comprende anche quello che è il booking engine, il modulo di channel manager, abbiamo certificato, notizie proprio di oggi, abbiamo accreditato un nuovo canale, Finca Hotels, un mio applauso personale per il mio socio Luca, giorno e notte è sempre lì a far fronte a 1.000 collegamenti. Dicevo, Booking Engine con un motore di gestione prezzi e quant'altro, Channel Manager, Booking.com, Expedia, bedandbreakfast.it, abbiamo una serie di canali accreditati e certificati direttamente. E terzo modulo, quello più importante, quello per cui siamo nati, è una sorta di preventivatore, un sistema di calcolo che consente di evadere, spero, dico io, con la massima semplicità, richieste di preventivo anche abbastanza complesse.
Poi magari se ci sarà occasione lo faremo vedere. Sì, assolutamente, a noi piace sempre dalla teoria poi passare alla pratica. Infatti, tra poco ti chiederò di condividere lo schermo proprio per farci vedere effettivamente come funziona questa macchina. Io ho un paio di commenti, quello di Francesco Maria Gentile, che saluto, lui è il presidente, tra l'altro, di Ada Calabria, che dice: il prezzo dedicato a persona mantiene il rapporto umano e non alza un muro come il Booking Engine. E poi Francesca Piluso che dice: infatti, io vi sto già dando filo da torcere per la configurazione. Fabio Spadafora che dice: l'overbooking è bellissimo, chiaramente, perché lui ha creato l'app che si chiama proprio Overbooking. Eglantina Siena, vi seguo mentre preparo il dolce. Quindi, vedi, siamo tutti chiusi in casa, però stiamo ottimizzando anche questa chiusura forzata a casa. Ebbene, Quali sì. altre funzionalità quindi hai? Non lo so, un calendario, template, mail Sì. personalizzate di gestione di pagamento? Quale altre funzionalità ha questo Sì. prodotto? Beh, non abbiamo potuto sfruttare praticamente nulla della tecnologia esistente, quindi abbiamo dovuto iniziare dalle basi per rimettere in piedi un po' tutto quello che è il workflow, che va dal primo contatto, richiesta di preventivo dell'ospite, gestione, prenotazione, gestione delle policy, riuscire a impostare anche quanto di caparro, di acconto il cliente dovrà versare al momento della prenotazione. Abbiamo pensato anche alla possibilità di calcolare, per esempio, appunto, l'acconto solo su specifiche, in quota percentuale solo su specifiche tariffe. E questo perché poi ci ha consentito di iniziare dei progetti molto interessanti anche quanto riguarda il tour operating. Magari ne parleremo in qualche altra occasione. Volentieri. A noi sì. Vai, vai, perdonami. Per Sì, no, qui potrei parlare per ore, quindi sì, ora. No, la cosa che fermo. mi interessava di più era appunto quella funzione che avete dell'autorisponditore parametrico, appunto per processare le richieste di preventivo senza l'intervento di un operatore, perché c'è già tutto costruito già ad hoc, ma quello che è il titolo alla fine della diretta è la Booking Automation su Facebook. Quindi, come riuscite a gestire le richieste anche semplicemente o da un commento ad un post oppure da un messaggio della pagina Facebook della struttura? Certo, va bene, va bene, va bene. E questo magari ve lo faccio vedere, condividiamo un attimino lo schermo, ve lo racconto un attimino con Sì, delle schermate davanti. dai, volentieri. E comunque sì, lì ci siamo potuti arrivare appunto perché riusciamo, avendo una gestione prezzi veramente, di cui ne vado veramente fiero, abbiamo la possibilità di automatizzare quelle che sono l'evasione, la produzione delle offerte personalizzate per gli ospiti. Ecco, per esempio, sull'autorisponditore, sì, in alcune situazioni può essere utile, può essere strategico, soprattutto quando si va in campagne. Oggi un po' meno, ma fino a qualche giorno fa era molto importante, facilitava molto l'evasione. Dico appunto perché non è un momento da dedicare, diciamo, a promozioni di genere, insomma. Certo. Comunque, sì, rimane sempre il fatto che se si ha la possibilità di poter evadere singolarmente le richieste, c'è sempre la possibilità di dare quel tocco in più, quell'accorgimento in più per l'ospite. Soprattutto se si tratta di ripetersi, insomma. Sì, Comunque. assolutamente. Si riesce appunto a dedicare agli ospiti più che alla stesura appunto di un messaggio di qualsiasi altra cosa che è qualcosa di meccanico e di ripetitivo appunto, ma personalizzabile con gli strumenti che abbiamo oggi proprio per ogni singola richiesta. Se vuoi provare a condividere lo schermo, intanto Sì, Francesca ti fa i andiamo un po'. complimenti per lo staff efficiente e super gentile.
Grazie Francesca. Grazie mille. Vediamo un po'. Allora, Bruno, dimmi tu se... Aspetta, sì, si Io provo a collegarmi magari. vede, sì, perfetto, ho Ok, va bene, mi ingrandito, fido perché no. vai tranquillo. Bene, bene, bene. Allora, questa è una dashboard multistruttura, multi account, si possono collezionare una o più strutture, ecco. Allora, iniziamo da qui. Eccomi qua. Allora, diciamo, questa è una dashboard struttura. Vi faccio vedere ci combiniamo con i listini, con i prezzi, con il flusso di dati in ingresso, che potremmo, vediamo un po'. Ok, qui iniziamo a parametrizzare ogni singolo servizio e tariffa su ogni singolo ospite, e lo possiamo fare in maniera all'infinito per tutti gli scenari che abbiamo in testa. E questo perché ogni singola tariffa può essere collegata a varie fasce di età di ospiti e declinata in funzione dell'occupazione, del periodo ovviamente, dell'anticipo della prenotazione, di una serie praticamente infinita di parametri che si possono combinare tra di loro. Lavora tutto su quella che è una matrice cubica che si può espandere all'infinito, quindi non c'è un limite alla possibilità di pianificare un prezzo e di farlo attivare in funzione di uno scenario. Si chiama, abbiamo dato questo nome Booking Designer per un motivo, appunto, perché il pricing, l'offerta te la puoi veramente disegnare in maniera molto complessa e articolata. Stessa cosa per la gestione degli sconti, delle tasse, la possibilità di attivare delle quote minime, che lo ingrandisco un attimino. Sì, si vede meglio, sì. Ok, sì, diciamo così. La possibilità di dare dei prezzi e attivarli in maniera fissa o percentuale per un singolo giorno, per fasce d'età. Ecco, per esempio adesso ho aperto quella che abbiamo chiamato una promo senior, sconto 10%, e si attiva se hai almeno 65 anni di età. E lo stesso modo lo si può collegare a una o ad altre funzionalità, ad altre tariffe. Oppure creare delle derivazioni tariffarie, percentuali o fisse rispetto ai trattamenti. Da qui puoi andare a collezionare anche vari servizi, i quali prezzi possono cambiare di giorno in giorno, insomma. Ecco, così brevemente quello che è la gestione di un listino prezzi. Tutto questo listino qua si può andare a collegare o a quello che è un classico Booking Engine. Lo vediamo da qui. Ve lo apro al volo. Questa è la nostra domanda base. Cioè, qui siamo un po' diversi rispetto a quello a cui siamo abituati sul mercato. Quello che chiediamo è semplicemente il numero totale degli ospiti e l'età per ogni singolo ospite, a prescindere che siano adulti o bambini. Per ogni singolo ospite gli andiamo a chiedere quella che è l'età, e quindi con questa stupidissima domanda riusciamo ad abilitare la possibilità di creare prezzi e attivare poi i relativi servizi sulle varie fasce di età. Quindi banalmente sappiamo se si tratta di una piccola comitiva di ragazzi, di ventenni, di teenager, piuttosto che una coppia di anziani con il nipote appresso, e lì possiamo andare a declinare le nostre offerte. Quindi questo è il vero vantaggio di quello che è un pricing che è costruito sulle persone. C'è la possibilità di andare ad attivare prezzi che sono veramente personalizzati e raccontano qualcosa della struttura, non li raccontano semplicemente quello che è un prezzo per camera. E dove lo vediamo? Lo vediamo anche in come viene presentato poi l'offerta. Non abbiamo un prezzo per notte, ma abbiamo un prezzo per tipologia di servizio che viene attivato in funzione appunto della richiesta. In questo caso c'è la promo senior perché abbiamo messo un over 70, quota infant perché abbiamo messo un bambino di un anno e che cosa comprende.
Quindi l'offerta viene raccontata e declinata in funzione appunto dello scenario. Però, diciamo, questo è Booking Engine classico. Stiamo parlando, se pensiamo appunto alla villaggistica, una conversione attraverso sistemi completamente self-service è veramente minima. Nelle migliori delle ipotesi, degli scenari, arriviamo a un massimo del 10% di conversione, ma sto esagerando. Il restante 90% passa tutto attraverso telefono o contatto di email, richiesta di preventivo. Ed è su quello a cui abbiamo lavorato. Bruno, quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro, ci siamo concentrati anima e corpo sulla creazione di questo Booking Engine, questo tastone da mettere sul sito, perché pensavamo che i clienti arrivassero sul sito, cliccassero su questo bottone e arrivasse questa fantastica E invece prenotazione. no. Quando l'abbiamo montato io e Luca ci siamo guardati e abbiamo detto: abbiamo fallito miseramente, disastro totale. E lì abbiamo detto: ma non è che dobbiamo replicare quello che è il comportamento della mia signora Grazia, che si metteva, prendeva la calcolatrice alla mano e che scriveva un'email, raccontava quella che era l'offerta per ogni singola richiesta. E da lì abbiamo iniziato a lavorare su quello che è il preventivatore, una sorta di pre-CRM per la gestione di tutte le richieste. Anche qui, anziché il Booking Engine, abbiamo fatto il primo passo indietro, creando un modulo di contatto che consente di qualificare al meglio quella che è la richiesta. Lo ingrandisco un attimino, vediamo un po'. Ok, quindi il solito modulo di contatto che chiede le date di interesse agli ospiti, il tipo di trattamento al quale sono interessati, numero totale di ospiti, eventualmente, e poi ovviamente dei dati. Mettiamo, Vedo vediamo se che riesco a copiarlo, lo faccio prima. c'è anche l'opzione di WhatsApp. Eh sì, ci arrivo subito. Ok, anzi, lo facciamo subito, anzi, metto il mio. Eccoci qua. Eventuali richieste. Allora, diamo il consenso e inviamo la richiesta. Allora, questo è il modulo classico, quello che ne troviamo sempre all'interno dei vari siti degli hotel, il modulo contatto, che no, di solito cosa fa? Genera quella che è una mail, arriva un'email sulla posta dell'hotel e gli dice: vedi che abbiamo ricevuto una nuova richiesta, dovresti stare lì e rispondere. Quello che abbiamo fatto è collegare tutti i contatti che arrivano dal sito con il sistema di calcolo. Quindi all'interno di Booking Designer arriva una richiesta, punto e virgola è la mia M, adesso lo sistemiamo, lo metto in lavorazione, ecco, posso anche andare qui a modificare al volo quella che è l'anagrafica che mi ha fornito il cliente. Questo è molto importante perché molte volte cosa succede? Ci troviamo spesso di fronte a varie tipo gmail.it, abbiamo chissà quante mail come alberghi abbiamo inviato a indirizzi di tipo gmail.it, piuttosto che libero.hot, cose così. Esatto. Allora, quindi abbiamo la possibilità, io in questo momento ne sono l'esempio, infatti, per Francesco ti commenta dicendoti che rispecchia praticamente il vecchio metodo che attuava telefonicamente la mamma. L'avete automatizzato. Esatto. Quindi niente, ci clicchiamo sopra e il sistema ci fornisce una serie di offerte disponibili già profilate per quello che è il cliente in funzione del nostro listino, la possibilità di averle anche per varie policy, quindi non rimborsabile o standard policy, eccola qui. Sono collegate con quella che è la disponibilità. Lo possiamo andare ad aprire, eventualmente andare anche a modificare e aggiungere o rimuovere tariffe, aggiungere sconti o preselezionare delle tariffe facoltative. Sulla colonna di sinistra abbiamo un riepilogo, condizioni di prenotazione, quello che è l'acconto richiesto e la possibilità con un click
di generare quella che è un'email. Un'email secondo dei template che possono essere personalizzati in tutto e per tutto. Se ne possono creare anche più di uno, magari da selezionare anche questi in funzione del tipo di richiesta che ci sta arrivando. E quindi con un semplice clic generare l'offerta e inviarla al cliente. Lo faccio, ve la apro qui, vediamo un po'. Qui no. Qui, ecco qua, vediamo un po'. Ecco qua, il cliente che cosa fa? Riceve direttamente quella che è un'email con all'interno tutto il preventivo raccontato, funzione dell'offerta che l'hotel aveva previsto per quel tipo di target, e all'interno della mail quella che è una call to action. Una call to action, che è questo tasto qua, visualizza offerta, che consente con un clic al cliente di poter riprendere l'offerta, visualizzarla nel dettaglio, scoprire anche eventuali servizi aggiuntivi disponibili, o magari ho preselezionato da operatore questo servizio, lo posso deselezionare, e poi procedere in autonomia a quella che è la prenotazione, senza dover richiamare o ricontattare o riscrivere di nuovo all'albergo. Ho una domanda, Michael, Ecco, scusami. vai. Se nella stessa richiesta di Gianluca Piamonte, che saluto, se nella stessa richiesta ti chiedono due periodi differenti, devi fare Ah, due bene. preventivi o uno solo? In questi casi si dice: Gianluca, grazie per la domanda. Adesso te lo faccio vedere subito. Allora. Oppla. Vediamo un po', siamo qui. Allora. Posso lavorare con una sorta di carrello, quindi andare a metterci dentro il carrello un'offerta. E quindi riformulare anche la stessa offerta, cambiando anche il numero di persone, perché magari per quella settimana erano disponibili solo in due, per un'altra settimana ci vengono in tre, perché per qualche motivo portano anche un bambino. Vado in ricalcolo e ci colleziono all'interno del carrello un'altra o più soluzioni. Me le vedo riepilogate qui. Ed eccole qua, sono più soluzioni. Con la stessa maniera io posso andare ad inviarla al cliente e quindi poi recuperarla qui. Eccolo qua. Questa è una soluzione possibile. Quello che vi sto facendo vedere, diciamo, è il flusso classico di invio delle richieste. Quindi più soluzioni per periodi diversi, per tipologie di camera diverse, la possibilità di andare poi a visualizzare un'offerta e poi andare in prenotazione. In prenotazione poterla confermare secondo quelli che poi sono i metodi di pagamento che andiamo a impostare all'interno del gestionale, che possono essere bonifico bancario, PayPal, carta di credito, Nexi o il gateway che vogliamo, insomma, ecco. Ok, ma quando arriviamo a Facebook? A me piaceva quella Va parte bene, lì, quella, pronti? No, o ci vuoi far vedere qualcos'altro? A me no, piaceva no, la parte, no, no, no. quella mi piace di più, cioè come tu riesci da un commento a fare un preventivo. Guarda, Quella penso allora. che è la parte che è veramente più innovativa, ecco. Sì. Ti faccio vedere una cosina che mi avevi chiesto prima. Hai detto perché riprendi il consenso di WhatsApp? Perché tra le varie modalità di invio ne abbiamo una molto carina che è questa qui, la possibilità di creare uno short message dove all'interno andiamo a mettere semplicemente quello che è un link, che è questo qui. E questo messaggio qua può essere inviato tramite WhatsApp, aprendo direttamente il WhatsApp web, che è questo qui. Poi una provocazione da leggerti, Sì. sempre da Gianluca. Sono qui. Ma se uno ti manda una mail di richiesta o ti telefona, è Sì. perché non vuole usare il booking engine? Perché allora Esatto. dalla mail del preventivo lo mandate al booking engine? Bellissima domanda, Gianluca. Però qui la risposta è un pochino più lunga. Lo vedremo tra pochissimo. Ok, e poi Perché? Francesco? Ah, vai.
Sì, no, 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 questo è il messaggino stupido di WhatsApp che prendiamo e inviamo. Questo è un link di nuovo recupero dell'offerta che consentirà come, lo stesso processo di prima, insomma, la possibilità Ok. di cliccarci sopra e andare poi in prenotazione. E così abbiamo evaso una richiesta direttamente via WhatsApp senza bisogno di utilizzare l'email del cliente. E poi ci andiamo ad archiviare. Francesco dice: proporrei un'alternativa al fare due preventivi diversi, inserire il numero di notti e il relativo calcolo. Numero di notti, però andrebbe sempre selezionato un giorno di arrivo di partenza, quindi i campi da selezionare sarebbero sempre due, se non ho capito male. Ok, forse diceva, anziché fare due preventivi diversi, cambiare il prezzo per notte, se non ho intuito male, ecco. Inserire quindi il numero totale di notti con il relativo calcolo per notte, anziché dividerli come era stato fatto prima. Penso che sia questa la. Sì, diciamo, forse il prezzo per notte lì è stata proprio una scelta di cambiare modalità di conto dell'offerta, anziché passare dal prezzo per notte al prezzo per servizio per l'intero soggiorno, anche perché altrimenti avremmo poi una tabella un po' difficile da raccontare. Ok. Allora, vediamo Facebook intanto, vediamo un po'. Allora, cosa succede? Per Facebook abbiamo una sorta di configuratore, ve lo faccio vedere al volo. Allora, c'è la possibilità quindi di collegare le strutture direttamente alla pagina Facebook. Qui, qual è la particolarità? Si accede direttamente con l'account amministratore. Quindi il primo accesso, il primo collegamento lo fa l'amministratore della pagina e collega semplicemente facendo l'accesso si sceglie la pagina e la seleziona e quindi da quel momento in poi quella pagina è collegata a questo account di gestione di Booking Designer. Si può andare poi a configurare, andare a impostare quello che è il messaggio di benvenuto, un messaggio di cortesia, di risposta immediata a quello che è il commento del cliente e poi il messaggio di opt-in. Questo perché comunque dobbiamo ottenere sempre un consenso da parte del cliente. E ve lo faccio vedere all'opera. Allora, avevo aperto un po' di paginette qui. Sì, mi ero sistemato un messaggino. Allora, facciamo finta che questa sia la sponsorizzata di questa struttura qua. Ovviamente è una demo. E cosa succede? Quando le campagne stanno andando bene, iniziano a piovere una sorta infinita di commenti. E con i commenti in cui il cliente va a chiedere informazioni riguardo alla struttura. E questo comporta poi, ovviamente, che qualcuno stia qui, sempre presente, a rispondere a ogni singolo commento. Vediamo se lo invio, eccolo qua. Che cosa abbiamo fatto? Per noi albergatori era diventato un problema perché dovevamo stare lì a rispondere a ogni singolo commento e messaggio del cliente. E quando iniziavamo a trascurare questo, per questione di tempo, disponibilità di risorse, si innescavano situazioni poco carine, insomma, di commenti all'interno del post. Allora, ecco qua, è entrato il bot. Che cosa ha fatto il bot? Il bot ha risposto al mio commento, vediamo subito. Ricarichiamo la pagina. Carica, carica. Vediamo un po'. Commenti. Ecco qua. Allora, ciao Michael, al momento ti invieremo un messaggio in chat. Questo è un messaggio praticamente automatico che ci dice, ok, mi hai fatto questa richiesta, bene, non continueremo qui la nostra discussione, la continueremo in privato in chat. E infatti in chat dovrebbe essermi arrivato un messaggio, eccolo qua. Quindi a me, ospite, mi è arrivato. Gentile Michael Manco, grazie per aver commentato il nostro post. Ci autorizza a poter inviare qui i nostri messaggi? Certamente. Questo è l'opt-in. Io da cliente
da un possibile futuro ospite, ho dato il consenso a poter ricevere qui le mie offerte. Che cosa sta succedendo nel back-end? In Booking Designer, vediamo un po', dovrebbe essere arrivata una richiesta. Vediamo se è vero. Eccola qui. Nell'elenco richiesta ho ricevuto una nuova richiesta da Facebook per Michael Manco, pensione completa dal 15 al 22 agosto, perché nel mio messaggino che cosa gli avevo chiesto? Ah, intanto me lo riporta qui. Eccolo qua. Vediamo se riusciamo a leggerlo, forse lo leggiamo meglio da qui. Ci clicco sopra, vado in risposta, mi si apre questo che è il messaggio originale e la chat Facebook. E la cosa bella è che da operatore che mi loggo in questa console non ho necessità di dare le mie credenziali per accedere alla pagina Facebook, perché l'ha già fatto l'amministratore per me. Quindi tutti gli operatori del Booking possono rispondere a tutte le richieste Facebook senza necessariamente dare le proprie credenziali o accedere con le proprie credenziali direttamente a quelle che sono le pagine. Quindi qui c'è la conversazione con Michael Manco, cliente, che mi aveva scritto questa cosa. Vorrei un preventivo per me e la mia consorte. Siamo molto interessati alla vostra struttura. Vorremmo soggiornarvi dal 15 al 22 di agosto in pensione completa. Quindi il sistema ha interpretato il messaggio dal 15 al 22 agosto in pensione completa per due adulti. Quindi c'è una sorta di algoritmo che cerca di interpretare il linguaggio naturale e di trasformarlo poi in quello che è il lead. Questo appunto sempre perché è necessario risparmiare più tempo possibile nell'acquisizione di questi contatti. Da qui, alla stessa maniera di prima, ci posso cliccare su una letterina e questa volta si aprirà un bottone nuovo, invia su Messenger, che cliccato cosa farà? Invierà al cliente direttamente l'offerta. Quindi io, cliente, l'albergo mi risponde e mi fa vedere che ha formulato una nuova offerta per me, che posso andare a cliccare sopra e recuperare così come abbiamo fatto con le precedenti mail e messaggi di WhatsApp. E in un attimo abbiamo gestito quella che è una richiesta tramite messaggio o commento Facebook, insomma. Immaginatela in una campagna di una sponsorizzata dove possono arrivare centinaia e centinaia di richieste al giorno, e basta l'indice per poter rispondere a tutti in maniera molto veloce, insomma. Ecco. Posso leggerti un paio di domande? Vai, Allora, vado aggiungo, alle cuffie. sì, Francesco diceva un terzo campo per le notti, si riferiva alla richiesta quella di prima, se potresti aggiungere un terzo campo per le notti. Poi vabbè, per Rotta, Roberto, ciao Bruno, ciao Risetti di Michael, mi sono alquanto familiare, un abbraccio a tutte e due. Ciao Gianluca Piamonte, Michael Roberto. Manco, nonostante le domande potrebbero far pensare il contrario, in verità mi sta piacendo molto. Poi Luca Caputo, grande vi Grazie. seguo, e Francesca Grande che Luca. ti chiede: ma tutto ciò funziona solo con le sponsorizzate o anche se la richiesta viene sotto la pubblicazione di una semplice foto? Assolutamente, in questo caso non è una sponsorizzata, è proprio una richiesta sotto una foto. Esattamente, Francesca. Funziona Ok, sempre. ottimo. Basta fare quel collegamento. Allora, Gabriele mi aveva detto perché lo fai atterrare sul Booking Engine, se non ricordo male. Gianluca, sì, Gianluca Gianluca, ok Piamonte. Gianluca, perdonami, non ho... andavo a memoria. Allora, sì, la domanda è molto interessante perché non dobbiamo riportarlo necessariamente su quello che è il Booking Engine. Quello che facciamo è... lavorare molto sulla customizzazione. Ne approfitto per farvi vedere una piccola cosa al volo, Bruno. Sì, volentieri. Questo è qualcosa che stiamo provando così. Intanto ci divertiamo a fare qualcosa di carino. Vediamo un po', ci proviamo subito. Vediamo un po' di date. Boh, 7:14. Buonasera, un preventivo dal 7 al 14 aprile per due adulti e un bambino di 3 anni, grazie. Ma non glielo puoi fare così, glielo dobbiamo Beh, annunciare prima. Allora, adesso stiamo dai. simulando una richiesta addirittura vocale. Si parla tanto Dai. di vocal, di che il futuro saranno le richieste vocali, quindi preventivi fatti a voce, e adesso vi sta facendo vedere come la cosa è già
in fase di studio e che a breve potrebbe essere rilasciata ed essere anche funzionante. Al momento Guarda, siamo in demo. ci proviamo, che non è detto. Vediamo un po' perché devo dare l'autorizzazione al microfono. Buonasera, un preventivo dal 7 al 14 aprile per due adulti e due bambini di 7 e 14 anni. Quindi Fatta? No. non solo automatico su Facebook, ma anche la vocale. Sì. Chi non sta funzionando, almeno mi pare. Vediamo un po'. Forse sto parlando io e sente, Ah, mi intercetta. Dai, aspetta. prova, ti lascio Allora, parlare. sì, vediamo un po'. Facciamo bloccare il microfono. Allora, proviamoci. Via. Un preventivo dal 7 al 14 aprile per due adulti e un bambino di 7 anni. No, non mi sta ascoltando. Vabbè, non c'ho voglia. Com'è il bello della sì, Il del bello tuo della della diretta, diretta? infatti, guarda, Francesco Va bene, dice che poi vi lascio un link. ci frangigia Francesco che il vocal request avviene già con WhatsApp. Sì, esatto. Lo scenario su cui stiamo lavorando è proprio quello, nel senso di fare voice recognition, speech to text e poi rimettere tutto nel nostro workflow di catturare il lead e poi evadere quella che è la Lo richiesta. posso dire in altre Quindi, parole? sì, ah sì. Praticamente sbobinano il messaggio vocale che noi mandiamo, detto proprio così brutalmente, e poi se riescono a capire effettivamente qual è la richiesta per quale data, mandano in automatico il preventivo come abbiamo visto per le altre cose. Esattamente, Bruno. Ti Esatto. dice Gius Gius, wow, bellissimo questo. Gianluca Piemonte, mi piace, mi piace, mi piace. Allora. Peccato che non siamo riusciti a farlo. Magari puoi rifarlo in differita. Puoi Vi semplicemente lascio un link se ci volete giocare perché puoi registrare lo schermo sì. e poi magari lo mandi, così fai vedere effettivamente come funziona anche il vocale. Tanto il video della diretta rimane disponibile per sempre live tra i commenti. Se vuoi, puoi fare appunto sto mini video e far vedere come funziona. Ma adesso non so se Va per il bene. microfono, perché magari siamo su Skype, quindi c'è Sì, qualche interferenza. È possibile questa cosa. sì. Gianluca Piemonte ti chiede se siete connessi con PMS e Channel Manager e quali. Allora, al momento abbiamo VBook, abbiamo Crossbooking, siamo in certificazione con Passepartout, Ericsoft. Sì, poi per rispondere in maniera un po' più ampia, sono delle API, servono appunto per fare questo tipo di collegamenti. Le nostre API sono pubbliche, le può implementare chiunque, PMS, channel, o fare customizzazioni particolari e sono sempre a disposizione. Quindi, Un sistema lato aperto. nostro, siamo molto aperti, esattamente. Volevo approfittarne solo un altro secondo per rispondere alla domanda sempre perché lo fai atterrare sul Booking Engine. In realtà quello che facciamo è cercare di non farli atterrare sul Booking Engine, ma cercare di raccontare quella che è una storia al cliente. Per questo in dashboard avevo preparato due demo per oggi, una classica e una un pochino più avanzata. E in quella più avanzata andavamo a far vedere un pochino quello che è qualcosa di personalizzato, come raccontare appunto una storia su quel preventivo lì. Lo facciamo qui direttamente dal CRM. Allora, Michael. Ok, mettiamoci due date dentro. Mettiamo da 18-25, tre ospiti, 10. Questa è la classica e non ci interessa. Adesso andiamo
Advance. Ecco, per esempio, se abbiamo più strutture possiamo decidere di mandare più preventivi per le singole strutture. Ecco, su questa demo ne abbiamo un bel po'. Allora, posso andare a selezionarne più di una, andare a vedere, vediamo un po' se ce l'abbiamo qui sul singolo, altrimenti andiamo, ok. E possiamo andare a inviare direttamente un'email con semplicemente grazie per la sua richiesta. Questa è la nostra, clicca qui per visualizzare la nostra offerta. Gliela mandiamo subito a questo cliente michael.anchinvoice.net. Vediamo un po'. Dovremmo averla qui. Allora, ecco. Qui non abbiamo intanto tutta la pappardella che abbiamo visto prima, quindi non ho tutto il preventivo in calce nella mail, ma semplicemente quello che è un link. In questo link qui, quando ci clicchiamo sopra, ci porta a quella che è un'area riservata. E qui questo è completamente personalizzato, non è il Booking Engine, è il racconto di quello che è l'offerta che abbiamo creato per questo potenziale nostro ospite. E quindi tutto può essere personalizzato. Sono delle aree che costruiamo in maniera custom su quelle che sono le esigenze e le caratteristiche della struttura ricettiva dell'agenzia o comunque della situazione, dove andiamo poi a raccontare quella che è l'offerta e la personalizziamo in funzione dei servizi, ovviamente della tipologia di richiesta. Tutto completamente customizzabile. Possiamo attivare delle schede per raccontare l'offerta. Cioè, per dirvi, la foto della camera rimane sempre quella, solitamente. Se c'è un infant con noi, la foto della camera può essere sì la stessa camera, però con delle foto scattate per accogliere, che ne so, l'infant, quindi con la culla, con scalda biberon, e quindi non è più la stessa camera. È qualcosa di diverso, molto più vicino a quelle che sono le esigenze della richiesta. E poi solo qui andare a dare comunque la possibilità di andare in conferma e quindi selezionare altri servizi aggiuntivi e andare poi in prenotazione. Quindi non è non è il Booking Engine, è il racconto dell'offerta con la possibilità di andare a poter perfezionare quel preventivo e trasformarlo in una prenotazione in maniera completamente autonoma. Ecco. Due o tre domande. Pronti? Stupendo, Matteo Papadia. L'automatismo di Facebook o Messenger funziona solo attraverso Booking Designer? L'automatismo di Facebook, sì, nel senso questo è stato, cioè, l'abbiamo sviluppato solo ed esclusivamente per far creare dei lead qualificati. Questo perché? Perché l'algoritmo che interpreta, come dicevi tu, Bruno, che sbobina il testo, funziona perché è fortemente contestualizzato. Noi sappiamo che stiamo lavorando in un ambito turistico e quindi immaginiamo che in qualche modo cerchiamo di capire se si tratta o meno semplicemente di una richiesta di preventivo o di contatto e poter poi andare a generare il lead. Andiamo a cercare delle date di riferimento, il numero di ospiti, le date degli ospiti. Quindi funziona su Booking Design perché è stato costruito solo ed esclusivamente per fare quel tipo di lavoro. Ok, e poi l'altra domanda di Francesca, quando è previsto il rilascio del PMS? Ecco, come ti dicevo, abbiamo un po' di cose carine in cantiere. Una tra queste è appunto l'implementazione di quello che è delle funzionalità di PMS. Al momento abbiamo lavorato e creato e validato due microservizi che stanno per confluire all'interno di Booking Designer. Una questione poche settimane ormai. Abbiamo creato un sistema di check-in online che adesso la nostra ora è passata, però magari qualche appuntamento futuro possiamo far vedere un po' di cose che facciamo. Abbiamo automatizzazione dei check-in, abbiamo attestato l'applicazione Invoice presso l'Agenzia delle Entrate, quindi abbiamo un canale SD accreditato e riusciamo anche a gestire tutta quella che è la fatturazione, tutto il ciclo di fatturazione completo all'interno del nostro gestionale. Sono dei microservizi indipendenti, quindi.
ci danno una certa sicurezza sul Di funzionamento e sui sì, risultati. diciamo che chi vuole fare poi una demo approfondita sicuramente ti ricontatterà, puoi lasciare appunto i tuoi recapiti proprio per essere ricontattato e farne una più approfondita e customizzata appunto per la struttura di riferimento. In questo caso volevamo far vedere le novità, le unicità soprattutto di questo prodotto che, sono unicità che non ha nessun altro, ecco. Poi Francesco ti chiede se si può fissare un minimum stay. Questa Assolutamente. penso. Vabbè, riprendo. Sì. Ok, ciò abbiamo la condivisione, vero? Sì. Sì. Ok, allora, vediamo un po'. Come vi dicevo, sulla gestione tariffaria ci abbiamo perso un bel po' di tempo. Intanto dico, ci mettiamo a coccolare quelle che sono tutte le perversioni a livello di gestione tariffaria più estreme. Comunque, su delle tipologie tariffarie che si chiamano appunto le tariffe pilota, è possibile andare a gestire data di arrivo, data di partenza bloccata, piuttosto che lunghezza minima di soggiorno e lunghezza massima di soggiorno, fino anche alla chiusura. Del giorno di arrivo, che si può, diciamo, questa è una finestra dove lo possiamo fare velocemente per tutta una serie di periodi, però lo si può fare anche per ogni singola attivazione, gestendolo anche quindi sul numero minimo di notti del soggiorno. E in più, che cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di vincolare l'attivazione specifica anche di un servizio extra sul numero minimo di attivazioni. Quindi, per spiegarla un po' più semplicemente, quale può essere? È che la tariffa, per poter essere attivata, deve garantirne l'applicazione per un minimo di giorni. Quindi, se, che ne so, la spa gratis la voglio dare, deve essere attivata per almeno 3 volte e quindi mi viene fuori nel prezzo. Ripeto, a livello di pricing facciamo veramente tante cose, poi magari appunto se c'è l'occasione faremo una demo e approfondiremo insieme, insomma, con Francesco. Matteo Papadia poi ti chiede quando sarà possibile acquistarlo. Per l'acquisto ci Contattate Gaia. possono... Sì, abbiamo Gaia che si occupa di quello, se ne occupa lei, insomma. A livello poi Gianluca ancora, a livello di poi magari lasciamo i contatti appunto e potete contattare direttamente Michael per preventivo appunto customizzare la vostra offerta o per una demo personalizzata e più approfondita. Gianluca ti chiede a livello di tariffe si possono fare delle derivate e le derivate di derivate si possono forzare Assolutamente. manualmente i prezzi derivati? Assolutamente. La derivazione è ricorsiva, quindi si può derivare in maniera infinita da una tariffa. Quindi io posso iniziare a impostare una tariffa base di B&B sulle camere standard doppie e poi iniziare a lavorare e a derivare da quella tariffa all'infinito per tutte le tipologie e vari scenari. Quindi sulla Superior, sulla Classic, sulla Deluxe, sulla Suite, derivare in percentuale, in quota fissa da quella tariffa base. E poi posso anche andare a declinare la stessa derivazione, di nuovo ricorsiva, per i vari trattamenti. Gianluca è anche un appassionato di computer, un informatico, Ah, quindi bene, per questo ti fa bene, tutte queste bene. domande Ah, lui. Lui è no, anche molto bravo. è fantastico quando c'è la possibilità di chiacchierare di queste cose, insomma, perché... Più delle volte Assolutamente. ci si. Ecco qui, questa è una sorta di derivazione. Abbiamo una tariffa per nottamento e prima colazione 65 euro e poi tutte delle derivazioni, che in questo caso sono, vabbè, solo per nottamento, sempre base a 0 euro, ma si possono andare a derivare quota dinamica, percentuale all'infinito. Ecco. Ops, ecco qua. Il bello delle dirette, no, Bruno? Assolutamente. Sì, fammi aggiornare. Bruno, mi fai Ecco arrossire, ha detto Gianluca qua. addirittura, vedi? Sì. Va bene.
Bruno, l'ultima cosa che ci eravamo detti, ci siamo dati appuntamento per parlare di Booking Automation, no? Ho Eh detto, sì, ma eh sì, ci deve essere per forza qualcuno dall'altra parte a rispondere. Vediamo se questo va a casa, così vediamo un sì. Se po'. funziona o non funziona. Riproviamolo, Vediamo un po', vediamo un po'. dai. Tu dici, oggi in questi giorni stiamo a casa, quindi abbiamo un sacco di tempo. In realtà mi sono accorto che non è cambiato proprio nulla, nel senso che siamo sempre al telefono a rispondere email e quant'altro, quindi tempo non ne abbiamo mai. Vediamo un po', eh. Sto creando una richiesta di contatto, sto inviando a questa struttura, gestione struttura, advance, eccola qua. Allora, abbiamo 8 secondi fa, ho inviato questa richiesta. Ah, il sistema l'ha presa in carico e mi ha risposto. Vediamo se è vero. Processata, ammazza che velocità, oh. Sì, è troppo veloce, troppo veloce. Non ci ha fatto manco pensare, non ci ha diminuito manco la Ecco. disponibilità. Troppo veloce. Niente, mi ha immediatamente risposto. Quindi il tempo praticamente è zero, ho fatto una richiesta, mi è arrivata subito un'offerta. Ecco, poi questi vanno tutti parametrizzati, nel senso che sì, va bene rispondere immediatamente, però magari lasciare un po' di tempo è sempre bene. In questo caso mi ha proposto quattro soluzioni per il periodo 15-24 di aprile e posso sfogliare e andare a decidere quale andare a prenotare. Però, ripeto, questa è stata una richiesta, è entrata nel sistema, è stata presa in carico da questo che è qua, Autoreply, come dire, il nostro amico autoreply, cioè il autoreply. nostro autoreply instancabile, che ha preso in carico quella richiesta, ha formulato tutte le possibili soluzioni e l'ha evasa in tempo praticamente zero. Poi si possono schedulare e dire all'autorisponditore se ci sono delle note, non prendere iniziativa, non rispondere agli ospiti e Chiaramente. cose di questo tipo, insomma. E anche E penso le offerte vabbè. si potranno personalizzare, vabbè, quello è chiaro. E Sì. per quanto riguarda poi su Facebook, anche lì si riesce, giusto? Dal commento tu riesci anche quella a automatizzarla, a inviarla in automatico, o c'è bisogno del passaggio umano in quel caso? Al momento abbiamo lasciato il passaggio umano perché sì, cioè, ci fidiamo di quello che interpreta, però dove c'è l'interprete è bene sempre un attimino validare quello che è il messaggio del cliente Sono perché d'accordo, sì. sono d'accordo. Perché l'intelligenza artificiale poi potrebbe fare danni umani. È un attimo a trasformarla in deficienza artificiale. Esatto. Francesco dice: è Niente. così veloce che mi licenzieranno a breve. Ecco, questa è una cosa carina, nel senso che non è mai vera una cosa del genere, perché automatizzare questo tipo di processi ci dà un sacco di tempo da dedicare veramente all'ospite e quindi andare dove c'è la possibilità di andare a intervenire, a personalizzare l'offerta e a contattare l'ospite, ci dà tutto quel tempo necessario per poterlo fare, cosa che diversamente non riusciremo mai a fare, stare lì a parlare con i nostri ospiti, a raccontarli e spiegargli perché siamo più bravi degli altri o meno, insomma, perché possiamo rispondere alle loro esigenze più di altri alberghi. Assolutamente d'accordissimo. Grazie Michael, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso. Se avete altre domande potete pubblicarle anche in differita. Michael sarà ben contento di rispondervi. Se vuoi lasciare contatti tra i commenti o se hai un bigliettino, puoi farlo vedere a chi ci sta seguendo proprio per contattarti. Non eravamo attrezzati, dai, pubblica. Siamo in questo ufficio domestico, diciamo. No, sono disarmato. Vai tranquillo, puoi Però pubblicarlo possiamo. nei commenti, Va appunto benissimo. il recapito, la mail dove preferisci che ti contattino e poi ci riaggiorniamo quando avrai altre novità interessanti, soprattutto innovazioni e unicità per appunto il mondo alberghiero e per facilitare quello che è il lavoro del sales, del booking, ma anche in questo caso del revenue, perché già vai ad ottimizzare proprio per singola persona a livello di preventivo, che non è poco.
Esatto. Bruno, se mi vorrai, ci sentiremo molto presto allora. Volentieri, volentieri. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti. Ciao.